Non si era mai vista l'asse via Roma via Crispi piena zeppa così dei colori degli atleti. Erano oltre 2000 gli iscritti alla 19ª maratonina Città di Arezzo, uno degli eventi sportivi principali per la provincia aretina, il cui livello cresce di anno in anno. Dominio africano come ci si aspettava, ma ottimo piazzamento per l'azzurro Stefano La Rosa, settimo in 1:03:20. Il 32enne carabiniere grossetano, che ha partecipato alla maratona olimpica di Rio e poi a quella mondiale di Londra, ha recuperato alcune posizioni con una grande rimonta nel finale, lasciandosi alle spalle comunque diversi atleti africani, migliorando il primato stagionale sui 21,97 km. Al quarto posto nella lista italiana dell'anno, guidata da Yassin Racic, che ha chiuso in 1:02:12 nella rassegna tricolore di Agropoli. Una grande gioia, perché comunque rimanere sulla scia di questi tempi con gli africani è un grande risultato. Sì, oggi mi sono divertito perché comunque all'inizio non ho seguito il gruppo subito, perché so che sono un po' indietro con la preparazione. Una gara così con tanti atleti keniani l'ho fatti sfogare, diciamo, all'inizio, e poi ho fatto la mia progressione. 1:03:17 con la condizione che ho oggi direi che è un ottimo risultato. Ad Arezzo la vittoria si è decisa negli ultimi 3 chilometri con la vittoria del keniano Burugu in 1:02:14 davanti ai connazionali Kemei e Mayo. Proprio Mayo è arrivato terzo dopo aver condotto a lungo la gara. In 5 hanno chiuso sotto il crono di 1:03. Nel femminile dominio dell'altra keniana Mosetti dell'Atletica 2005, che ha chiuso in 1:09:41. Ancora un successo per Unione Polisportiva Policiano, ottima ancora l'organizzazione e un comune di Arezzo che vuole ancora di più investire in eventi di questo tipo. L'auspicio che faccio e l'impegno che ci prendiamo è quello che l'anno prossimo questa manifestazione debba crescere ancora. Vorremmo che diventasse una manifestazione di riferimento a livello nazionale e internazionale. Ci sono i presupposti, ci sono persone che lavorano tutto l'anno per portare questa grande giornata di festa, poi ci sarà la scalata Castello, ci sono altre manifestazioni collaterali e se vogliamo minori ma comunque molto molto importanti. E quindi l'auspicio veramente è che cresca sempre di più. La collaborazione dell'amministrazione sarà totale. Con Sinatti in questo anno abbiamo messo in piedi tante iniziative, c'è stata una condivisione di intenti su vari fronti. È una persona che è appassionata all'ennesima potenza a questo sport, allo sport in generale, ma alla corsa in particolar modo. E quindi il supporto gli è dovuto, ma è anche un piacere, perché vedere 2000 atleti alla partenza è uno spettacolo spettacolare.